Let's go baby e benvenuti a questo live commentary in cui voglio spiegarvi un pochino i miei piani futuri per quanto riguarda Call of Duty e bene il canale Power TV. Come avete visto sono tornato a fare video sul canale Power TV, che è stato il mio primo canale a cui io sono veramente molto legato, pure perché è lì dove comunque ho, diciamo, tutti i miei sforzi si sono focalizzati su quel canale ed ero riuscito in 5 mesi a ottenere più di 20.000 iscritti e ben 1.160.000 views, che è un numero altissimo per YouTube, pure perché, come sapete, su YouTube c'è il mito che non si può sfondare, bisogna per forza avere conoscenze, pagare persone, eccetera, eccetera. E io sono riuscito con le mie mani, diciamo, a uscire da questa cosa e creato una fanbase, o anche comunque riuscito a costruire un qualcosa che mi desse anche una motivazione per continuare, per farlo diventare un lavoro. Come sapete, ho sbagliato molto, ho seguito due volte due partnership diverse e mi sono ritrovato a non essere aiutato. Io sono entrato in queste partnership non per una questione di soldi, ma perché mi hanno detto: ah, bello il tuo canale, sei uno dei pochi che è riuscito a uscire da solo, eh. Vogliamo che tu entri nella nostra partnership, ti aiuteremo a crescere, ti aiuteremo a diventare più grande, abbiamo i contatti, noi abbiamo questo, abbiamo quest'altro. Io, un po' goloso, penso, pure dal fatto di avere queste, come si può dire, questi aiuti, così di finalmente avere la strada spianata, come l'hanno avuto altre persone prima di me in questo caso, ho detto sì, accetto. E mi sono ritrovato invece persone che si sono solamente approfittate di me e di questa cosa. Quindi, quello che voglio dirvi è che voglio tornare, come ho detto, con questo video su Power TV, e il prossimo passo sarà chiudere Power Tube. Infatti, voglio già chiuso il secondo canale, quello lì che avevo fatto, e ora questo terzo canale andrò a chiuderlo. Perché lo voglio chiudere? Perché voglio che le persone, quando scrivono Power, trovino solo questo canale, e voglio comunque riabilitare tutti quegli iscritti che ci sono e al momento sono inattivi. Voglio quindi, per prima cosa, che voi mi diciate quali video vi piacerebbe reuploadare su questo canale, perché sì, farò un video nuovo ogni 2 giorni e nei giorni tra un video e l'altro riuppare un video che vi è piaciuto del vecchio canale. Quindi ovviamente scrivetelo nei commenti e mettete mi piace, ricordate che prenderò in considerazione quelli con più mi piace. Perché faccio questo? Perché non faccio un video ogni giorno? Perché attualmente Call of Duty è in un periodo morto della sua vita. In Italia, come sapete, è mortissimo, una cosa che mi dispiace tantissimo, non ci sono sponsor. Ci sono sempre 3, massimo 4 team e basta, non c'è serietà, eccetera, eccetera. Ma la cosa più brutta di tutte è proprio vedere che ormai non ci sono più sponsor. È da praticamente Black Ops 2, dalla fine di Black Ops 2, che questa cosa, dopo l'inferno, che praticamente erano gli unici ad avere dei soldi, qualcosa, e quei soldi se li sono tenuti per loro senza nemmeno spenderli. Una bruttissima cosa, quindi, questo qui, il fatto che rubavano praticamente dai loro sponsor per tenerseli e non investire, in una cosa molto italiana, ma non importa. Quello di cui voglio parlarvi è del fatto che non ci sono sponsor, ma attualmente io sono in contatto con un grande nome dell'esport, diciamo in generale, ma anche dello sport. Farò, diciamo, per loro una serie di 10 video in cui saranno, che dovrebbero uscire settimana prossima o fra 2 settimane, la prima puntata, la puntata pilota, e saranno degli episodi molto utili. Come sapete, io ho fatto allenamenti di tutti i tipi su Black Ops 2, vi ho spiegato molte cose su Advanced Warfare, ma c'è una cosa che non vi ho mai spiegato, non mi sono mai messo a fare perché è molto complicata, molto difficile da fare e bisogna tra l'altro anche montarla bene. E si parla proprio degli spawn, di come funzionano gli spawn su Advanced Warfare e la loro manipolazione. Ma questa cosa che vedrete su Advanced Warfare vi aiuterà anche per gli altri giochi, se giocate a Black Ops 2, su Black Ops 3 su postazione, perché se imparerete le meccaniche guardando il video sul perché, i come, eccetera, eccetera, potrete capire come far spawnare out gli avversari o capire dove sono gli avversari in base a dove spawnate. Lo so, non è proprio facile da spiegare questa cosa, ma il mio piano è di fare 4 video sulle 4 mappe di postazione di Call of Duty Advanced Warfare e poi passare a 6 allenamenti. 6 allenamenti. Alcuni riprenderemo quelli vecchi che ho fatto, altri invece ci saranno delle persone che mi daranno una mano a sviluppare questi allenamenti e verranno fatti anche sulla beta di Black Ops 3. Ho bisogno di tutto il vostro supporto per la prima puntata, per la puntata pilota, perché secondo me
Se faremo grandi numeri, se avremo grande partecipazione, sicuramente questa cosa continuerà e potrà essere un aiuto proprio per l'esport italiano. Sì, lo so, avete ragione, mi sto contraddicendo perché ho detto tante volte che non voglio più aiutare nessuno e tutto il resto, però da una parte mi sento in debito con voi che mi avete fatto arrivare dove sono ora. Io sono arrivato dove sono ora grazie a voi, è la verità, non grazie a quelle persone che mi hanno infamato e insultato, è il contrario, grazie a voi che sono qua, quindi ho un dovere verso di voi, ho un bisogno di aiutarvi e vi ringrazio per tutto quello che avete fatto in questi 2 anni che abbiamo passato assieme. Ed è proprio per questo che non voglio fermarmi, voglio continuare a cercare di fare qualcosa per voi. Per voi sto cercando di fare questa cosa, ma ho bisogno di riattivare questo canale. Ho bisogno di nuovo di ricollezionare views, di riprendere praticamente tutti i subscriber attivi, eccetera, eccetera. Non è facile. La cosa più difficile è il fatto che attualmente YouTube funziona che se non hai tanti like e tante views, i tuoi video non vanno nelle feed. Attualmente il canale, essendo stato fermo per molto tempo, le persone non vedono i video nei loro feed. Quindi c'è bisogno di voi che mettiate mi piace, che passiate il canale in giro e che aiutate a riprendere di nuovo quella fetta di utenza che ero riuscito a fare. Perché chiedo a voi? Perché siete voi, non sono io che posso fare questo. Siete voi e tutti voi che mi supportate ogni giorno e mi seguite e mi fate andare avanti, anche con i vostri bellissimi messaggi che leggo su Facebook. E per quanto riguarda invece i piani con i Fabe, che tutti voi, come sapete, è forse giocheremo assieme su Black Ops 3. Come sapete, hanno dovuto annunciare una lineup tedesca per l'Activision Germany per poter andare al Gamescom, poiché avevano già invitato il Team UX e non volevano spendere tanti altri soldi per portare giocatori stranieri come me. Il nostro piano è di giocare su Black Ops 3 assieme, ma quello che vi posso dire io è che se non si dovesse giocare assieme, come abbiamo già parlato, il mio piano è di rimanere nei Fabe, di aiutarli perché il loro coach, scusa, il loro coach, il loro manager, il CEO, hanno molta fiducia in me. È la prima cosa che mi hanno detto: se il team non si dovesse fare, noi vogliamo che tu rimani con noi, indipendentemente se giochi o no, e vogliamo aiutarti a supportarti perché comunque sei una, cioè, vi sto proprio riprendendo le parole, sei una brava persona. Tu hai creduto in noi e sei rimasto quando te ne saresti potuto andare. Noi vogliamo fare lo stesso con te e ti vogliamo aiutare. Quindi io spero che questa volta mi aiutino, stanno già facendo qualcosa, non posso dirvi cosa, quindi io sono molto felice per, diciamo che per una volta ho trovato qualcuno che non si approfitta solamente di quello che sono in grado di fare e posso fare. Oltre a questo, i piani comunque sono di creare una divisione italiana, quindi di aiutare due community che sono praticamente in crisi, come quella tedesca e quella italiana. Il piano, se non dovessi fare con il team, è creare una sezione italiana dei Fabe, i fabe.it. Un team italiano, se si facesse un team italiano, non saprei nemmeno chi prendere, sinceramente. Perché questo? Perché attualmente non gioca nessuno, molte persone lo farebbero solamente per avere una chance di andare in Europa, rimangiandosi tutta la merda che hanno detto. Quindi non lo so. Non è una cosa facile da fare. Il mio piano comunque è sicuramente di fare tanti video su Black Ops, ma pure sui nuovi giochi FPS e TPS. Questo perché? Perché sul format che avevo fatto su Call of Duty Ghost, quello di pubblica, comunque aiuti, video gameplay, anche su altri giochi come Battlefield 4, aveva vinto tanto. Era piaciuto a tanti di voi e ero cresciuto tantissimo proprio perché mi ero inventato qualcosa di bello. Ora vorrei rifare la stessa cosa in questo periodo di autunno e ripartire con tutto, ma ho bisogno ora di riprendere quella fetta di utenza, arrivare su quelle 5.000-6.000 views che facevamo, quindi non sto dicendo 11.000, e riuscire a fare sui 1.000 e più like. È l'unico modo per riuscirci. Sarà difficile ed è per questo che mi appello a voi e a tutto il vostro supporto. Non ci posso riuscire da solo, non ci posso riuscire solo facendo video. Devo dirvelo, devo spiegarvelo cosa c'è bisogno e spero che tutti voi mi aiuterete. Che ogni volta che io vedo, che ne so, 1.700 views, vedo tutti i like di ogni singola persona che ha visto il video e mi supporta perché è lì per vederlo. Spero che riusciremo a fare questo perché così per agosto Black Ops 3 potremo partire ancora prima di quest'autunno. Spero vivamente di riuscire a partire prima sulla beta di Black Ops 3 e non in autunno perché non lo so, mi appagherebbe veramente tantissimo, sarei veramente felice perché vuol dire che il mio messaggio, il fatto che voi mi volete bene come persona è arrivato. Io spero quindi di dare il massimo per questa nuova stagione di videogame in questo caso e vi saluto, bitches, spero vi sia piaciuto questo gameplay su Biolab Hardpoint. Stavo in pubblica, non sapevo cosa fare, tra l'altro con l'SM1, no, col BAL stavo giocando, cosa dico? Spero vi sia piaciuto, è stato un piccolo
sottofondo, non giocavo all'Xbox da un bel po', quindi non ve la prendete se non vi piace tanto il gameplay. Io vi saluto, let's go bitches!